Beh, la prima domanda è evidente, ma come autore di un libro, lei è contento del film che ne hanno tratto? Oh my God, yes. I should be promoting the book. I'll promote the movie instead. I believe it's a masterpiece. I'm not a real cinephile. I'm not a real judge of films. I grew up in an age when it was a John Wayne movie, not a John Ford movie. I didn't know anything about this. But my experience with Martin Scorsese and Steve Zaillian opened my eyes to the artistry involved in the making of a movie. I had the great privilege of being invited to the script meetings. They were held at Marty Scorsese's house on, I can't tell you where it is, but on just below Central Park in Manhattan. And they kept me in a hotel on 54th Street and Broadway, on the corner of 54th and Broadway. And when they had a new script for us to have a meeting about, they would forward it to me. I would give them my notes on the script. Any ideas I had at all, they welcomed. They didn't just want to advise and consent on minor details. Anything I thought about the way the script was being developed, they were very receptive. I was, of course, very honored. And when I saw the finished product, my wife and I were sitting in the Lincoln Center in New York. We were absolutely knocked out of our seats by it. It's a work of art in a field that is full of young artists that I never paid attention to. And now I do. Thank you. Sì, assolutamente. Dovrei promuovere il libro, ma in realtà spesso mi trovo a promuovere il film, per quanto mi è piaciuto. Anche se io non sono un cinefilo, ero più appassionato dei film di John Wayne che di John Ford da giovane. Detto questo, sì, lavorare con Scorsese e anche con lo sceneggiatore del film è stata un'esperienza incredibile. Ho potuto assistere all'arte di fare un film dall'interno, ho avuto anche il privilegio di poter lavorare, di essere invitato alle discussioni sulla sceneggiatura a casa di Scorsese, a Manhattan. Mi hanno affittato un albergo a Broadway e ogni volta che c'era una nuova versione della sceneggiatura me la inviavano, mi chiedevano di prendere commenti, di prendere nota, e tutti i miei commenti erano assolutamente benvenuti, quindi ci tenevano veramente la mia opinione. E ovviamente questo per me è stato un enorme onore. Quando poi ho visto il film finito alla prima sono rimasto completamente sconvolto, è una vera e propria opera d'arte a tutti gli effetti. No, volevo porre, scusate se riporto l'attenzione in Italia, perché il mio collega regista Martin Scorsese ha più volte affrontato, ma non ho avuto nessuna reazione sul collega, no, no. E, no, Martin Scorsese molti film li ha passati su raccontando la mafia. In Italia, appena racconti la mafia, ti scatta tutta una polemica sul fatto che se racconti la mafia è un modello che i ragazzini imitano, e poi non si capisce perché se fosse la finzione fosse un esempio di vita, saremmo tutti su una bicicletta vestiti da Don Matteo, però questo non succede. Quindi, però c'è la discussione se quanto è giusto raccontare il male, e siccome il collega Scorsese lo fa particolarmente bene, mi chiedevo se anche in America sono scoppiate queste discussioni. Did I see any of that in America? Any of that notion that the mafia was glorified? I actually, not this film. No, but in the past, prior films, yes. There were complaints by critics, complaints by social critics about that very thing, that the mafia
if it's glorified, and if it's deemed to be glorified, it might encourage some bad behavior on the part of the youth. But so far, the freedom to make movies and make them the way your vision tells you they should be made has not been interfered with. I know there was some issue of that with Taxi Driver, where John Hinckley claimed, after he shot at Reagan and Brady, he claimed that he was inspired by the Taxi Driver movie to do that. He may have been, but it died down. People wanted to see the Taxi Driver, and still do, again and again. And they want the freedom to do that without having the fear that that some organization somewhere is going to be highly critical, super critical of their film. That's my feeling. I'm not an expert in the movie part of any of this. I'm an expert in what Frank Sheeran told me. And he was not a cinephile. No, devo dire, su questo film non c'è stata nessuna polemica di questo tipo. In passato anche in America ci sono state polemiche su altri film di mafia che sono stati accusati di glorificare il fenomeno e di incoraggiare comportamenti negativi nei giovani. Grazie a Dio, nonostante questo, diciamo, la libertà di fare film come uno vuole non è stata ancora intaccata. Mi ricordo per esempio ci fu una polemica relativa a Taxi Driver, dove qualcuno disse di aver commesso un omicidio ispirandosi al personaggio del film. Nonostante questo la gente ha continuato a vedere quel film viene ancora considerato un'opera d'arte e la libertà di fare i film come ci pare e piace non ci è stata ancora tolta, per fortuna. Detto questo, io non sono un cinefilo, non sono un esperto di cinema, sono un esperto di quello che mi ha raccontato Frank Sheeran, che a sua volta non era assolutamente un cinefilo. Io non l'ho diventato. C'è qualche tesista romano che si ispira ancora a Taxi Driver recentemente. Il libro è una lunga confessione di Frank Sheeran. E lei è un esperto nell'interrogare le persone. So che ha scritto un libro su come si interrogano le persone, ha tenuto dei corsi. Però alla fine del libro lei dice che quando ricorda il momento in cui Frank ha deciso di parlare, lei scrive: quando un omicida manifesta il desiderio di confessare, è il cuore e l'anima che lo vogliono, mentre ogni cellula del suo corpo lo rifiuta. Ecco, può dire un pochettino di quando uno capisce che una persona vuole parlare e cosa si fa? Yes. Of course, part of it is an instinct when you've done it as many times as I have. As the chief of the office, the Attorney General's office in Delaware, the office that handles all crime from drunk driving to first degree murder, I had four men on death row that I prosecuted. Their death sentences were commuted to life. But I also participated and handled over 50 homicides as an investigator, or as a prosecutor of the homicides. And that knack of knowing when somebody's ready to let go, it comes with instinct and experience. You just know that something is in there that wants to come out. And you encourage your subject that once they speak, once they unload, interrogation is a process from gaining trust to unburdening, and you encourage them, your chest is going to feel better. And I also used a lot of my own Catholic background with Frank Sheeran, who was raised Catholic. His father studied for the priesthood for 5 years, and his mother went to Mass every morning. And I encouraged him that way, and I encouraged him that he's going to physically feel better. There's a physiologic reaction in the chest. When you unload and you unburden yourself, you can feel a sense of relief that it's out there. And when I say to him,
I know what you're feeling now, Frank. You're feeling so much better. In fact, the FBI has my tapes, but there's one tape in particular where I said to him, good for you, Frank. Now, doesn't that make you feel better? And it does. And it makes you want more of that feeling. And so you unburden more. This was a 5-year process, don't forget. I didn't have him on the witness stand for an afternoon. I wasn't barred by any rulings of the United States courts. I was strictly able to do whatever I wanted with him. The hardest part of the interrogation process that stretched out over 5 years was to get him to talk about his experiences in General Patton's killer division in World War II. I actually have tape recordings where he is yelling at me. I wouldn't tell my lawyer, I wouldn't let my lawyer talk me into testifying about the war when I took the stand in my criminal trials. And I'm gonna tell you about the war so that someday you can sell books. He was really, really angry with me for even asking. And so I needed to take it by degrees. And I got my hands on, if you're familiar with Martin Gilbert, he was Churchill's official biographer. And he wrote a big, big book about World War II. It's very comprehensive. And I went right to the 45th Infantry Division. I found out where they were at various times during the war, and I was able to drop a little bit out at a time with Frank until finally he opened up about his war experiences and he admitted to killing prisoners of war. È una questione di istinto. Quando ha interrogato così tante persone come ho fatto io, io ho fatto il pubblico ministero per tantissimi anni e ho fatto anche l'investigatore. Ho seguito più di 50 casi di omicidio, sia come investigatore che come pubblico ministero. Ho messo 4 uomini nel braccio della morte, quindi ho molta esperienza in questo campo. E quindi sviluppo un sesto senso per capire quando è che qualcuno è pronto a parlare, quando è che è pronto a tirare fuori quello che ha dentro. E quando vedi che quella persona è pronta, allora cerchi di incoraggiarla. Prima ti guadagna la loro fiducia e poi gli aiuti passo passo a liberarsi di questo peso. Ho anche fatto leva sulla mia educazione cattolica, perché anche Frank Sheeran aveva avuto un'educazione cattolica e quindi l'ho incoraggiato facendo leva su vari elementi. E gli ho spiegato anche e gli ho fatto capire come ci si sentisse fisicamente meglio. È anche studiato in medicina questa cosa. Si sente fisicamente una sensazione di liberazione nel petto quando ci si libera di un segreto e quindi lo incoraggiavo così, quasi come una droga. Gli dicevo, hai visto come ti senti meglio adesso che ne hai parlato? E vedrai che se continui a parlarne ti sentirai ancora meglio. E quindi è stato un processo graduale. Tenete conto che per scrivere il libro l'ho intervistato nel corso di 5 anni, quindi sono centinaia di ore di registrazioni. Non ce l'ho avuto per me solo un pomeriggio, non dovevo seguire tutte le regole che devono seguire gli investigatori normali quando intervistano un sospettato, ma è stato un processo psicologicamente molto difficile ed in particolare l'esperienza di cui lui non voleva assolutamente parlare era quella della Seconda Guerra Mondiale, quando Sheeran era stato un soldato nella 45esima divisione del generale Patton, che era nota per aver ucciso centinaia di prigionieri di guerra, crimini di cui si è macchiato anche Sheeran, e quella era in assoluto l'esperienza di cui non voleva parlare e tirargli fuori quello è stato veramente difficile. Quando sono riuscito a farlo parlare della guerra, allora a quel punto è venuto fuori anche tutto il resto. Mi chiedevo, il sistema di interrogazione lo usa anche con sua moglie Nancy quando litigate? Sgama subito la ragazza. I'm joking, I'm a stupid guy. No, se usa i sistemi di interrogazione, usa anche con sua moglie Nancy. Non è cretinando, guarda, andate a passare. Grazie, Liz.
Never. Never. I did use them with the kids once or twice. Okay. Per sapere se avevo bevuto meno. With the teenagers, when they were teenagers. L'ho usato con i miei figli un paio di volte quando erano giovani. Il poliziotto cattivo è quello buono. No, volevo sapere una curiosità, mi approfittavo. Che se, grazie ai film di Scorsese o altri colleghi registi americani, si è creato questo immaginario della mafia, dello slang della mafia americana, dell'organizzazione criminale. A un certo punto mi sono chiesto, ma è veramente così? Per esempio, il film americano ha introdotto questa espressione che nella vita in Italia non si usa mai, che è fottiti, ormai è una cosa, ma che non ha mai detto fottiti, però a forza di sentirlo ci abbiamo creduto, perché non c'era una traduzione di fatto, ma i mafiosi americani parlavano veramente così, o ormai è diventato una narrazione cinematografica americana? Well, yes and no. There is, in America, while there was one mafia that was controlled by the commission, the five-member commission in New York City, the individual territorial bosses, whether Carlos Marcello in New Orleans or Russell Bufalino in Pennsylvania, Sam Giancana in Chicago, they presided over slightly different creatures, each one of them. For example, in Chicago, it was possible to rise in the ranks without being Italian. They had a Welchman for a while, Humphrey, the camel, that ran the Chicago outfit. There were also slang words and differences in that regard. What we mostly see in the movies or on TV is the New York City Italian mafia lingo or mafia talk. We don't see the kind of talk that took place in Bufalino territory in Pennsylvania, which was flavored by its environment. And I heard you paint houses is from that environment, the Pennsylvania heading to the Midwest, to that environment. Yes, sir. And so you hear things like, I heard you paint houses, which means I heard you kill people. In Pennsylvania, I'm sure there are more things. If I had more time, I could think of more phrases that are strictly Pennsylvania. But a New York phrase was, when in doubt, have no doubt. So if you suspect somebody is not quite right, you kill them. And I was concerned about that during my years with Frank. In those years that I spent getting together my book, ultimately, that was work done in secret. It was camouflaged. He told the Pennsylvania Mafia that I was writing a book that was going to clear him of involvement in the Hoffa disappearance. And whether they bought it or not, they had no choice because Frank was a very powerful man among these people. And I knew that any day Frank could be sitting down with one of his people from Pennsylvania and say something innocuous like, you know, I may be telling this Charlie Grant too much. And as soon as those words would be out of his mouth, he and I would both be dead. So, that's a sobering thought for now. Thank you. Beh, sì e no. Diciamo che la mafia americana era divisa per territori e quindi ogni territorio aveva un po' le sue regole e anche un po' il suo slang. Per esempio, che ne so, in alcune città, anche all'interno della mafia italiana, potevi salire di grado anche se non eri italiano. Cosa che non potevi fare in altre famiglie, quindi c'erano delle regole diverse a seconda delle famiglie e anche c'era uno slang e anche dei modi di dire diversi. Quello che si vede nei film di Scorsese in particolare è soprattutto lo slang della mafia italo-americana di New York, sostanzialmente.
ma per esempio in Pennsylvania, dove comandava Russell Bufalino, si parlava una lingua un po' diversa e c'erano anche dei modi di dire un po' diversi. La frase che viene usata nel libro, so che fai l'imbianchino, che è un modo per dire so che ammazzi la gente, per esempio era una frase tipica della Pennsylvania che non si usava in altre città. E una frase invece tipica della mafia newyorkese era quando sei nel dubbio non avere dubbi, nel senso nel dubbio ammazzalo. E questa era una cosa che mi preoccupava abbastanza mentre stavo lavorando al libro con Frank Sheeran, perché diciamo che tutti sapevano ovviamente che Frank stava facendo questi interrogatori con me, che mi stava raccontando questa storia, ma era riuscito a farsi dare via libera dalla mafia della Pennsylvania, quindi da Bufalino sostanzialmente, dicendogli che in realtà il suo intento era sollevare la mafia della Pennsylvania da qualunque responsabilità nell'omicidio Hoffa, quando in realtà poi nel libro fa tutto l'opposto. E però sapevo in qualunque momento nel corso di questi 5 anni che bastava che Sheeran avesse detto una frase del tipo magari sto dicendo qualcosa di troppo a questo Charles Brandt, perché potesse partire la decisione per uccidermi. Questa era una possibilità reale nel corso di tutta la stesura del libro. Tuttora c'è questo rischio? No, is that a question? Yeah, is there still any risk for me? I say no, and I mean it, because so many of the people died, like Russell Bufalino died, and so many of the people went to jail. In fact, the former head of the Chicago outfit, the most recent head of the Chicago outfit, Joey the Clown Lombardo, who used to call Frank regularly. I'd be sitting there and the two of them would be talking mafia talk over the phone. And Joey the Clown Lombardo just died. He'd gone to prison about 10 years ago, and he just died in prison. Fat Tony Salerno, whom you see in the movie, he died in prison. And the Mafia Commission case of 1986, Rudy Giuliani's case against the ruling bosses, which I wrote a book about, shamelessly called We're Gonna Win This Thing, that trial in 1986 proved once and for all that the American government could get the heads of the families. And if they could get the heads of the families, as they did in that case, and give the heads of the families 100-year jail sentences, the rest of the mafia in America had to watch out. And they have slowly since then disintegrated, really. There isn't an American mafia anymore. There, I'll say it. No one in authority has said that, and no one has acknowledged it, but it's the truth. So, that's what I know. No, mi sento di dire di no, anche perché quasi tutte le persone che coinvolte in questa storia ormai sono morte. O sono morte o sono in galera. E ovviamente Bufalino è morto, e Joey Lombardo, che era vivo fino a poco fa, è morto in carcere di recente. E Joey Lombardo, che era un boss della mafia, che chiamava regolarmente Frank al telefono mentre stavamo facendo gli interrogatori per parlare di cose di mafia. Quindi diciamo, era Frank aveva ancora un rapporto molto stretto con tutte queste persone mentre stavamo lavorando al libro insieme. Però appunto, diciamo, per fortuna ormai quasi tutti sono morti, e o sono morti o sono in galera, anche grazie al famoso processo dell'86 messo in piedi da Rudy Giuliani, che fu un processo in cui furono fatti fuori praticamente tutti i grandi boss della mafia americana. Con quel processo il governo americano dimostrò che poteva decapitare i capi mafia, poteva decapitare le grandi organizzazioni mafiose, e l'ha fatto. Ha messo in carcere con sentenze da 100 anni in su praticamente tutti i grandi boss americani, e da quel momento in poi la mafia americana ha cominciato a disintegrarsi, al punto che oggi mi sento di dire che una mafia americana non esiste più, almeno per quanto ne so io. One thing, when my book first came out in 2004, Big Billy D'Elia was then the underboss, who had been the underboss, was then the boss of the family, and he got word to my wife, which was
Hilly is not happy with Charlie. And that, of course, went from my wife to me. And so there was a time when I was a little more concerned about it than I am now, you know, sitting here. E ovviamente appunto non sono sempre stato così tranquillo, basti pensare che appunto solo qualche anno fa Billy De Leo, che era il vice di Bufalino, quindi un mafioso molto, molto potente, fece recapitare un messaggio a mia moglie in cui c'era scritto: Billy non è contento del lavoro che sta facendo Charlie. Quindi era un messaggio neanche troppo in codice, che insomma mi ha fatto dormire con gli occhi aperti per un po' di tempo. Possiamo stare tranquilli, no, perché io preferirei essere ucciso dalla mafia siciliana, prima la mafia italiana, ecco, questa è la mia. Se devo essere proprio. Preferisco quella siciliana, una questione sovranista. Pensare a un cretino questo qua, è una messa. For the New York Mets. Poi qual è l'affronto, prego, perché l'America, la mafia americana è molto più cool, fai un film sotto Torino, un corto, ma che poi va, il fronte di volta, un'altra delle cose che vengono fuori in maniera molto forte da questo libro e quindi dalle confessioni di Sciran è il rapporto con la politica, anche se mi sembra di capire con la politica, cioè in Italia si dice con la politica per dire il problema di Kennedy, l'uccisione di Kennedy, in questo senso. Esatto, ecco, siamo abituati, parliamo in altro. Ecco, e però anche in questa cosa è stato molto difficile convincerlo a parlare. Quando Sciran si è deciso a raccontare o a far capire quello che sapeva sull'uccisione di Kennedy? Oh, I'm so thrilled to hear that question. I very rarely get that question from people. What happened is that Frank read my book about interrogation called The Right to Remain Silent. He read it while he was in jail. I helped get him out of jail, and when I got him out of jail, he sought me out because he wanted to tell his side of the story, he claimed. You asked earlier about when do you know that somebody wants to confess? The minute Frank asked me to write a book for him, I knew he had something on his chest he wanted to get off. You don't ask me, a former chief deputy attorney general, homicide investigator, you don't ask me to write a cover-up of a book for you. It defies logic. So Frank and I met at his apartment in Springfield, Pennsylvania. Through the night, something happened that made me realize he's going to open up. He said, people don't think the FBI knows what the F they're doing. The FBI knows what the F they're doing. Now he had endorsed a particular version of the story out there, the FBI's version. And now he had to justify to me, because since he brought it up, why are you saying that, Frank? What about the FBI's version of events? And that was wonderful. One of the things you do with your subject is you keep him talking as long as you can, no matter what you ask him. Did you ever go to a dance and wear a tuxedo? Whatever you ask him, you keep him talking. And it was a law. We'd been together for 5 hours. He essentially described every detail but one of the Hoffa murder. He put himself in it as guilty, as a conspirator, as guilty of the crime itself. And I wanted him to keep talking. So I asked him a question, which was a fake device. I asked him, why were there so many people involved in it, Frank?
Tony Giacalone from Detroit, Tony Pro from New Jersey, the two Andretta brothers from New Jersey, Sal Bergoglio. Why so many people involved in this? And he had described all of their roles to me that very first night that we met. And he said, well, that way, you only know what you did. You don't know what the others before you did or the others after you did. And if you go bad, meaning if you become a government witness, if you go bad, you just know a small part of it. And I said, well, that's interesting. It also seemed to me, and I based the next question on a movie I had seen called Blast of Silence, where a hitman kills a New York mafia boss and goes to collect his money, and he's put out of his misery, he's killed himself. And I said to Frank, it would seem to me that if you did a high-profile hit like this on your own, by yourself, when it's all over, you're gonna be killed. And Frank said, yeah, that I could see that. A lone cowboy is not gonna survive if you're a lone cowboy. But they're not gonna have a massacre if you've got a number of people involved, okay? Just to keep him talking, I said, you mean a lone cowboy like Lee Harvey Oswald in Dallas? Immediately, Frank Sheeran started turning to stone right before my eyes. He was sitting on a gray corduroy lazy boy couch, and he started to tense up. His hand got to stone, and he started waving, his right hand actually, started waving his hand at me. And then he said, in very eerie words, I'm not going anywhere near Dallas. Good God, neither am I. I signed up to go near Hoffa's disappearance, not to go near Dallas. And I knew that the mafia, particularly when somebody gets out of jail, they'll bug his phones, they'll bug his room to make sure that while he was in jail, he didn't all of a sudden make some kind of deal with somebody in authority. I was afraid who was listening. Could the FBI be listening? Could the mafia be listening? And no, sono felice che me lo chiedi, perché effettivamente non me lo chiedono quasi mai. E, sì, diciamo, io ho iniziato, in realtà ho iniziato ero soprattutto interessato alla vicenda di Jimmy Hoffa quando ho iniziato a intervistare Frank Sheeran. Ed è stato, in realtà siamo arrivati un po' per caso all'omicidio Kennedy, nel senso che Sheeran a un certo punto ha detto, ha fatto i nomi di tante persone che erano coinvolte nell'omicidio di Jimmy Hoffa, e a quel punto gli ho chiesto, vabbè, ma perché così tante persone per uccidere solo un uomo di fatto? E lui mi ha detto, si fa così in maniera tale che ognuno conosca solo una piccola parte della vicenda, una piccola parte della cospirazione, per così dire, e così che nell'eventualità vengano arrestati e vengano costretti a testimoniare, possono solo raccontare una piccola parte della storia. Quindi, diciamo, è un modo per evitare che la gente possa rivelare troppo, oltre che evitare il fatto che se il gesto viene commesso da un uomo solo, la cosa più probabile che succeda in quel caso è che quella persona poi venga fatta fuori per coprire le tracce dell'accaduto. E quando lui mi ha detto questa cosa, subito mi è venuto in mente di dirgli, vabbè, come Oswald nel caso dell'omicidio di Kennedy. E appena ho nominato il nome di Kennedy, l'ho visto la sua faccia trasformarsi in ghiaccio e appunto con una faccia bianca mi ha detto non ci far neanche parlare di Dallas, e ovviamente questa cosa mi ha subito intrigato, perché non pensavo che saremmo andati a finire a parlare di quello, ma ho capito subito dalla sua espressione che sapeva qualcosa. È stata una sorpresa anche per me, perché appunto, come ho detto, io mi ero seduto a parlare con lui soprattutto per parlare del caso Hoffa,
non per parlare del caso Kennedy, quindi è successo un po' per caso. Anche sul caso Hoffa, la giustizia, cioè nel libro, come dire, lei porta in qualche modo tutte le prove possibili per cui è stato Frank Sheeran a uccidere Hoffa. Però la giustizia americana non ha condiviso fino in fondo, mi sembra, queste decisioni. Il caso è ancora, tra virgolette, aperto. That's correct. Thanks for asking. Yes, the case is not officially closed. However, Big Billy D'Elia, whom I mentioned earlier, got a message to Nancy that Billy was not happy with Charlie. About a year after he got that message delivered to Nancy, he himself got arrested for ordering a hit on two witnesses against him in a money laundering scheme. Only the person he gave the order to had already flipped and already turned state's evidence and was already secretly working for the FBI and was wearing a wire. And so Billy now had to go to prison for not just money laundering, but now conspiracy to kill government witnesses. He was going to die in prison. And so Billy made a deal with the federal government for a reduced sentence of 9 years. He would answer any and all questions. And the first question they asked him was, when the FBI went to visit him, the first question they asked him was, what happened to Hoffa? And he told them to read my book. And he told them that when my book came out, he had given a copy to one of the underlings in his outfit called Frank Pavlico, and he had autographed the book, Sometimes You Can Believe Everything You Read. The current edition of my book has that as a blurb and attributed to former boss of the family, Billy D'Elia. Sometimes you can believe everything you read. So the truth will out. It won't be stopped. And the FBI knows it. I know that there was some talk about an FBI agent named Andy Sluss saying that they never really believed that Chucky O'Brien was involved. Well, at the time, I know what Andy was doing. He was trying to get to Chucky and trying to butter Chucky up. And so there's some politics that go on and a lot of nonsense that goes on, but the truth is the truth, and the truth will not die, and it certainly is going to be on your Netflix TV for the rest of our lives. Sì, sì, no, è vero, il caso sull'omicidio Hoffa ufficialmente è ancora aperto, e, anche se in realtà ci sono diversi elementi a sostegno del fatto che quella storia che racconto nel libro è vera. De Leo, che è il mafioso di cui ho parlato prima, che ha mandato il messaggio minatorio a mia moglie, qualche anno fa è stato arrestato per aver tentato di uccidere due testimoni in un processo contro di lui, quindi a quel punto ormai sapeva di avere davanti a sé una carcere a vita. E quindi ha fatto un accordo con le autorità dicendo che avrebbe, in cambio di uno sconto di pena, avrebbe raccontato qualunque cosa avesse voluto sapere su qualunque tema. E la prima domanda che gli FBI gli ha fatto è stata: cosa è successo a Jimmy Hoffa? E lui ha risposto: andatevi a leggere il libro di Charles Brandt. E quindi, diciamo, già questa mi sembra una conferma piuttosto significativa. E un altro aneddoto interessante è che lo stesso Billy DeLeo, quando poco dopo che uscì il libro, so che regalò una copia del libro a un affiliato di mafia e ci scrisse sopra: a volte puoi veramente credere a tutto quello che leggi in un libro. Quindi non ho dubbi sul fatto che questa sia la verità dei fatti e che la verità prima o poi verrà a galla, anche perché ormai la potete vedere su Netflix dalla comodità di casa vostra, quindi ormai la verità è là fuori e prima o poi ci sarà anche una verità giudiziaria. Quanto tempo? Capite? Io devo fare due domande, uno a lui e uno a Merghetti. Ma
qualche da ci abbiamo tempo. No, una domanda che volevo fare, che già in realtà io ho fatto, perché l'irlandese aveva due uomini più importanti, erano fondamentalmente la sua vita, era Russell e Hoffa. La mafia chiede di uccidere Hoffa, nonostante fosse un suo amico, una persona importante. Ma se la mafia avesse chiesto di uccidere Russell, l'avrebbe fatto? Così, delle domande stupide, ipotetiche, di... That's a speculation that it's an interesting question, and I think it is entitled to more time than we have here to give it, because we're dealing with a man that many believe was the most powerful mafia boss in America of that era, Russell Bufalino, a man that Frank said whenever they have a difficult job to do, they give it to Russell. Well, who would the mafia be that would order the killing of Russell? Would it be the commission? If it were the commission, Frank would have no choice but to kill Russell, in my opinion. It's a great question, but I think it is entitled to more talk than my wife will allow me to do right now. She keeps reminding me I go on too long. È una domanda interessante, qui si entra un po' nel campo della speculazione, quindi ci vorrebbe anche molto tempo per rispondere, tempo che non abbiamo. La domanda che mi viene, cioè, diciamo, la risposta che mi viene spontanea è che all'epoca Russell Bufalino era in assoluto il boss più potente che c'era in America, e quindi la domanda che uno si fa è: quale mafia avrebbe potuto ordinare l'uccisione di Bufalino, visto che lui era il capo assoluto? Ovviamente gli altri della cupola avrebbero potuto ordinare la sua uccisione, e a quel punto, in quel caso, ovviamente Russell Frank non avrebbe avuto altra scelta che farlo, però appunto era uno scenario abbastanza improbabile, dato che Bufalino era in assoluto il numero uno della mafia americana all'epoca. La domanda più importante è: il prossimo Meneghetti, attento, se sei avaro di stelle ti mando un sigario della mafia di Filadelfia. Quante stelle avrà questo Iceman? Non ci fa fare brutta figura, diciamo che già ci vogliono fare i dazi sulla web tax. Sto convincendomi di metterne 4. 4? Il massimo, sì. Beh, un trionfo. Sono convinto che sia un libro, cioè un film bellissimo da un libro molto bello. La moglie riceverà un biglietto del mafioso Billy contento per le stelle di Meneghetti. Ma Billy tra l'altro al di là. Well, this is a thrilling moment. Thank you both, gentlemen. My wife will be very proud of me when we leave here. Ancora, se c'è tempo, ancora una curiosità, perché alla fine del libro scopro che non soltanto lui, come dire, ha fatto confessare Frank Sheeran, ma ha addirittura, come dire, scritto un libro con Donny Brasco, cioè con Joe Pistone, un altro personaggio che il cinema ha reso famoso. Yes. Joe Pistone and I are best friends, and I wrote a sequel to the original Donny Brasco with Joe called Donny Brasco Unfinished Business. There was a lot of material that Joe had that he couldn't use when the first book came out, because the cases were still active. He was testifying in certain cases, and so he put it aside for a sequel, and that's what our book is, Donny Brasco, Unfinished Business. I still get royalties on it. I love the book, and I love working with Joe. And Joe was concerned, in hindsight, I was very concerned that I not get killed by these people in my dealings with Frank Sheeran. I hope that answers it.
Sì, io e Joe Pistone, alias Donny Brasco, siamo migliori amici. Infatti abbiamo scritto insieme un sequel al primo libro sulla storia di Donny Brasco, perché c'era una serie di casi che erano ancora attivi, erano ancora aperti nel momento in cui scrisse il primo libro, e quindi non poteva scriverne. Quindi abbiamo fatto Donny Brasco 2 insieme. E sì, mi ricordo che Joe era molto molto preoccupato per le mie sorti mentre stavo lavorando al libro con Frank, e più volte mi disse che stavo letteralmente rischiando la vita e che rischiavo che mi facessero fuori per l'interrogatorio che stavo conducendo con Frank. Per fortuna le cose non sono andate così, ma Joe è stato molto preoccupato per le mie sorti per un bel po' di tempo. One thing I'd left out earlier, when Sheeran said to me, I'm not going anywhere near Dallas, I wrapped it up immediately, because I didn't want to go anywhere near Dallas. I changed the subject. I said, so in other words, it's like an assembly line. Everybody has a little role, one after the other, one after the other. Nobody knows what the other person's doing. And he was looking at me blankly, wondering where I was going. I was trying to extricate both of us from any talk about the mafia. And when we were done, oh, I wrapped it up, we were done. I got home, I told my wife and my law partner what he had said about Dallas, and they both said to me, stay away from him, Charlie. And I did. 8 years later, he returned to me, and it's detailed in the book. But I went 8 years without having anything to do with him, just because I didn't want to be involved in any way with those people, whoever they might be, that had something to do with Dallas. It seemed like too big a risk for me. Thank you. E appunto, a tal proposito, mi ricordo molto bene che quando Frank mi disse non voglio parlare di Dallas, ho subito cambiato argomento, e mi ricordo di aver detto anche una frase del tipo, ah vabbè, quindi è come una catena di montaggio in cui ogni, diciamo, pezzo della catena non sa cosa fa il pezzo seguente. E stavo anche cercando di tirarci un po' tutte e due fuori dai guai, anche perché sospettavo che o l'FBI o la mafia stessa stessero intercettando le nostre conversazioni. Quindi in quel momento quando ho capito che Frank sapeva più di quello che voleva dire sull'omicidio Kennedy, ho capito che veramente stavo rischiando grosso. Infatti sono tornato a casa, ne ho parlato a mia moglie, e mia moglie mi ha detto subito, lascia perdere assolutamente questa storia. E infatti per 8 anni non ho più visto Frank, e anche perché non volevo assolutamente avvicinarmi alla questione dell'omicidio Kennedy, perché sapevo che era una roba troppo, troppo scottante e che rischiavo grosso per davvero. Grazie di essere venuti in Italia, parlo a nome di non so chi. Thanks to David Mir. Hai altre domande? Ti segui dalle 3 stelle, ci hai ripensato, no? 4 stars, go back at home white. Bravo, bravo. Because you have 4 stars. Yeah. I could give one arm to have 4 stars. Invite me next year. I'm going to learn Italian in the meantime. I will need my translator. Okay. No, ci serve. Tornerò l'anno prossimo, avrò imparato l'italiano e quindi io non sentirò più. Thomas, va bene così. Tra l'altro ricordo a tutti che l'autore è disponibile per firmare le copie qua fuori. Grazie ancora.